Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo secondo, non lo so come chiamarlo, vlog, una specie di vlog. In questo video voglio fare un po' il punto della situazione dei giochi, diciamo, che ho giocato fino adesso, usciti nel 2013, che appunto, a parte due che, diciamo, sono usciti alla fine del 2012, però io li ho giocati, solo quest'anno. Quindi iniziamo subito col primo che è Forza Horizon. Beh, che dire di Forza Horizon? Questo gioco mi è piaciuto subito dall'inizio, ho visto alcuni gameplay, ho visto alcuni video e ho deciso di prenderlo. Molti lo confondono, questo non è la simulazione Forza Motorsport. Diciamo che Torten ha voluto fare, se vogliamo, quello che penso io. Se vogliamo un po' il contrario di quello che ha fatto Electronic Arts con Shift, cioè portare praticamente i giochi che Need for Speed aveva, cioè che Electronic Arts aveva come Need for Speed, eccetera, eccetera, diciamo in giro a cazzeggio così, ha voluto con Shift portarli in pista. Ecco, Torten ha voluto fare un po' il contrario, cioè dai simulatori di Forza Motorsport ha voluto fare un gioco un po' diverso. In Forza Horizon ci sono diverse tipologie di gare appunto del campionato Horizon, dove ci sono delle sfide da fare con degli avversari che man mano che li battiamo riceviamo un braccialetto in più che per proseguire con la nostra carriera. Si possono modificare le auto sia a livello estetico sia a livello, diciamo, di prestazione. In più ci sono anche le gare clandestine. Comunque è un bel gioco per chi non ce l'ha ve lo consiglio vivamente perché mi sto divertendo un casino. Infatti sto facendo alcuni gameplay che escono veramente poche volte anche perché non avendo tanti giochi da fare non riesco a stare dietro a tutto. Poi un altro gioco, anche questo uscito verso la fine del 2012 ma che io ho acquistato dopo, è Far Cry 3. Questo terzo capitolo mi è piaciuto particolarmente di più del 2, semplicemente anche perché io adoro le ambientazioni esotiche come queste isole. Tra l'altro questo titolo, prima di comprarlo, diciamo che ho cercato alcuni gameplay su YouTube e mi sono imbattuto appunto nei video di Ezio Auditore RM, infatti che ho conosciuto appunto grazie a questo gioco, se vogliamo, indirettamente. E ho cominciato a guardare i suoi gameplay e oltre, vabbè, a piacermi il gioco, mi è piaciuto il modo che aveva lui di fare queste cose. E poi, vabbè, ho cominciato a scrivergli, a chiedergli consigli per come registrare, bla bla bla, eccetera, eccetera. E niente, adesso comunque, piccola parentesi. Comunque questo gioco è molto bello, il nostro obiettivo è quello di salvare i nostri amici che sono stati rapiti, non vi dico da chi o per come, per non magari rovinare per chi non l'ha ancora visto. Proseguendo con la nostra storia aumenteremo di livello con dei punti esperienza dove potremo usarli per appunto potenziare varie cose. Dovremo cacciare per gli animali per le pelli, per aumentare la nostra capienza di armi, eccetera, eccetera. Dovremo prendere raccogliere delle piante per fare i nostri medikit, eccetera, eccetera. Una volta finito questo gioco, comunque offre veramente molte missioni secondarie, come gli avamposti, la caccia e quant'altro. Quindi anche questo è un gioco che mi è piaciuto molto. Che non ho ancora finito del tutto, tra l'altro. Se vedete un riflesso qui, che sto guardando un film, intanto che vi faccio il video che è praticamente Top Gun. Ora, passiamo ai giochi praticamente che sono usciti nel 2013 finora, ovviamente, perché siamo più o meno a metà dell'anno, quindi devono ancora uscire molti, molti giochi. Quello che mi ha deluso di più è Crysis 3. Nel senso, io l'ho preso al day one, a sapere che era così l'avrei preso forse un po' più tardi. Mi è piaciuto molto, cioè non mi è piaciuto per niente, dire la verità, preferisco l'uno, il primo Crysis. Questo terzo capitolo della Crytek
non so, a parte la grafica, che è veramente una grafica è veramente spettacolare, il gioco non mi ha preso più di tanto. Infatti l'ho piantato lì, mi ha stufato subito, quindi preferisco di gran lunga un gioco come Jak and Dexter, che mi prende di più, anche se ha una grafica, se vogliamo, non al top, però. E così, vabbè, comunque ho fatto alcuni gameplay e diciamo che questo gioco è un gioco da prendere adesso, se vogliamo, che costa forse la metà o aspettare che scenda ancora un po'. Un altro gioco che diciamo non è che mi ha deluso, che è God of War Ascension. Questo gioco mi è piaciuto molto, infatti io adoro i God of War, però anche in questo caso l'ho preso all'uscita per il semplice fatto che dicevano, come ve lo faccio vedere, non so se mette a fuoco, praticamente la demo esclusiva di The Last of Us. Io questa cazzo di demo di The Last of Us non l'ho vista, non c'è. Vai, c'è ancora il countdown che ti fa vedere quanti giorni mancano, ma io ho fatto il calcolo, dovrebbe uscire forse un paio di settimane prima che esce la full, ormai fra un mesetto dovrebbe uscire. Non vedo l'esclusiva, onestamente. Quindi, ecco, questo è un gioco che avrei preso molto volentieri dopo, anche perché adesso si trova comunque a quasi la metà del prezzo. Però comunque il gioco mi è piaciuto, vabbè, anche se non c'è stata questa grafica eccelsa dal 3 a questo, essendo comunque un prequel, ho fatto i gameplay dall'inizio alla fine con voi direttamente e ho fatto anche adesso lo sto praticamente rifacendo con un livello un po' più alto, che sto cristallando comunque. Quindi proseguiamo. Un altro gioco che forse è uno dei giochi migliori che ho giocato finora, usciti nel 2013, che ho giocato ora, è Devil May Cry. Questo reboot, se vogliamo, questo restart di questa serie che ha ricevuto un sacco di critiche perché cazzo, Dante non è lui, è di qua, è di su. Cioè, cazzo, questo gioco a me è piaciuto un casino. Allora, prima di tutto, i livelli sono veramente fatti da Dio. La musica abbinata ai combattimenti ti esalta di brutto, che prendi a calcioni, a sberlettoni tutti i demoni che ti trovi davanti. Non so per chi l'ha giocato, se ha presente il livello sopra sotto. Mi ha fatto spettacolare, cioè veramente spettacolare, niente da dire. Anche questo perché non ce l'ha, ecco. Ora arriviamo, diciamo, a forse il gioco per ora più bello che ho giocato finora, che è Tomb Raider. Tomb Raider l'ho preso al lancio. Questo gioco, oltre a ringraziare questo gioco per il fatto che a me mi è arrivato un paio di giorni prima ed è stato, diciamo, il mio trampolino di lancio su YouTube, perché da quando ho iniziato a fare, cioè quando è arrivato questo gioco, che ho fatto l'unboxing, che ho fatto i primi gameplay, le mie iscrizioni sono aumentate in un modo, in una notte, mi sono trovato 30-40 iscritti in più, quindi diciamo che mi sono fatto anche conoscere con questo gioco. Come restart della serie io lo trovo veramente bello. La nostra Lara inesperta, le ambientazioni tutte strane, la musica e gli effetti sonori in base alla situazione, ti fa vivere veramente l'angoscia di questa povera crista che si trova su questa cazzo di isola, tutta piena di personaggi schizzati fuori male. Quindi a me è piaciuto veramente tanto. E poi adesso sto facendo l'esplorazione. Ogni tanto metto qualche gameplay dell'esplorazione. E niente, secondo me questo gioco potrebbe forse entrare nelle nomination per il gioco dell'anno 2013. Non sarà il migliore, probabilmente non vincerà, però magari arriverà dentro, perché comunque se lo merita veramente come gioco. Ovviamente mancano, siamo poco meno, quasi un mese alla metà dell'anno, quindi devono ancora uscire Beyond Two Souls, deve ancora uscire The Last of Us, devono uscire ancora altri giochi che potrebbero competere con questo. Però niente, che dire, questi sono stati i miei giochi che ho giocato, usciti quest'anno, che ho giocato appunto
quest'anno. Poi ci sarebbero anche altri giochi che ho preso quest'anno, che però sono usciti tanto tempo fa, come per esempio Sleeping Dogs, che mi sta piacendo un casino, però non è uscito quest'anno, quindi non ho voluto inserirlo. Bene, ragazzi, qua questo breve lungo video finisce qui. Vi voglio comunicare che i prossimi video saranno sull'unboxing di The Last of Us, poi di Assassin's Creed, che ho anche questo, e di GTA 5, che ho comunque prenotato e aspetto che. Questo video lo vedrete domani, lo sto registrando adesso che sono le 11 di venerdì sera, però lo vedrete domani mattinata in quanto io, come avete visto dalla mia tuta, è già qua pronta per la mia scorrazzata in giro per i passi in moto domani, quindi lo vedrete domani non lo so, quando YouTube lo metterà su. E quando ritornerò la sera mi toccherà, visto che è sabato, mi toccherà fare il gameplay di Dead Space 3 e poi proseguirò con altri gameplay. In più, ci sarà una sorpresa. Settimana prossima mi arriverà un gioco che ho ordinato, una collector che ci ho svenato, penso, ancora un po' dovevo spacciare per riuscire a comprarla, però vabbè, ho detto chi se ne frega. Sono contento di essere riuscito a trovarla ancora, anche perché in giro non si trovava tanto, almeno che non andavo al GameStop, ma non avevo voglia di andare fino lì. L'ho trovata e vabbè, l'ho ordinata, quindi farò l'unboxing appena mi arriva. Dire? Questo secondo vlog finisce qua, voglio ringraziarvi sempre tutti quanti e vi aspetto al prossimo. Ciao ragazzi, ciao ciao!